Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, abbiamo letto l'ultima parte del Vangelo di Giovanni, che dice: questi sono stati scritti, questi avvenimenti, perché crediate e credendo abbiate la vita nel suo nome. Quindi, perché viene Gesù? Perché è venuto 2000 anni fa, il giorno di Pasqua? Lui era in cielo col Padre, eppure è ritornato. E poi ritorna alla Maddalena, ritorna al sepolcro, ritorna a San Pietro, ritorna a 500 persone insieme. Ritorna nella storia di 2000 anni tante volte. E qui noi siamo a ricordare l'incontro di Gesù con Santa Faustina, il 5 del mese, e la festa della Divina Misericordia, la domenica dopo Pasqua, quando Gesù ritorna, appunto, ritorna per l'incredulità di Tommaso. Non essere incredulo, ma credente. Dice: guarda, tu hai creduto perché hai visto. Beati quelli che crederanno anche ascoltando i testimoni. Non credo se non... Insomma, è tutto sulla fede. Qual è il motivo per cui torna Gesù? Torna Gesù per guarire dalla nostra incredulità. Perché vedete, la fede non è un pezzo di carta o qualcosa di materiale che uno ce l'ha per sempre. Pensate al sacerdote che venendo verso Roma a Bolsena gli è avvenuto il miracolo eucaristico, non credeva più. Cioè la fede si può anche smarrire, si può anche perdere. Quindi Gesù viene per fortificare la tua fede. Anche oggi viene nell'Eucaristia, noi mettiamo le mani o riceviamo in bocca il corpo di Gesù, riceviamo lo Spirito Santo, riceviamo il suo amore, riceviamo la sua misericordia, riceviamo il suo perdono, riceviamo la sua vicinanza, riceviamo la sua tenerezza. Quindi la prima cosa è: viene Gesù, viene perché vuole farti vedere che ha pagato lui attraverso le sue piaghe il prezzo della nostra salvezza. Si è offerto lui davanti al Padre per riparare a tutti i peccati di chiunque. Perché dobbiamo guarire la nostra fede? Perché dice la seconda lettura che la fede viene messa alla prova. Dice: perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, torni a vostra lode, eccetera, quando tornerà Gesù. Quindi la nostra fede è sempre messa alla prova. Non è solo quel prete là che ha perso la fede. Quanti perdono la fede? 20 anni che sto nelle parrocchie, viene sempre il vescovo a fare le cresime, dice sempre: ecco, facciamo le cresime, a Roma dicono cresima sacramento dell'addio, no? Uno lascia la fede. Ma ognuno vede che il diavolo miete vittime. Padre, deve dire qualcosa a mia nipote, non vuole più andare in chiesa, a mio figlio, non vuole più andare, non si vogliono sposare in chiesa. La fede si smarrisce. Si smarrisce
è perché si smarrisce? Perché non facciamo più l'incontro con Gesù vivo. Santa Faustina, certo, aveva anche lei i suoi dubbi, ma chissà se questa opera che mi chiede il Signore la vuole così, si confrontava col sacerdote, eccetera. Tuttavia, vedeva Gesù come noi ci guardiamo gli uni gli altri, come i veggenti, no? Quando dovevano fare la statua della Madonna di Lourdes, Bernadette diceva no, non era così, rifatela. Fatto impazzire tutti gli scultori. Perché? Perché lei incontrava una persona viva. Allora, fratelli, siamo qua insieme perché se non si crede più, c'è un motivo, non solo perché non abbiamo doni mistici di vedere direttamente il volto di Cristo, sebbene Lui si fa vedere ogni tanto, a modo suo. A me capitò una volta che c'era un ragazzetto che aveva fatto la cresima, e quel giorno della cresima aveva fatto la foto lui con me e questo vescovo messicano che lavorava a Roma. Adesso questo vescovo messicano è tornato in Messico. Un giorno è tornato e si è messo nel bar vicino alla chiesa, negli unici 10 minuti che è passato da quella chiesa. E questo ragazzetto è venuto a trovarmi insieme al prete che era stato con lui, brasiliano, che erano 8 anni che non veniva a Roma. Insomma, ci siamo trovati nel tavolino di fianco e allora abbiamo rifatto la foto. Per dire che era, cioè, una casualità impossibile. Se non che questo vescovo poi gli ha detto: ricordati quello che mi hai detto durante la cresima, la prossima foto sarai vestito diverso, gli ha detto. Quindi Dio si manifesta se lo vogliamo guardare. Tuttavia, vi stavo dicendo che non tutti vediamo Dio direttamente, come Santa Faustina. Tuttavia Gesù dice che siano una sola cosa perché il mondo creda e veda. Allora, cosa è venuto meno, per esempio, in Tommaso e forse anche nella Chiesa oggi? Perché vedete, Tommaso ha avuto l'ardire di fare una professione di non fede davanti a tutta la Chiesa riunita. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, cioè c'erano lì tutti gli altri apostoli, forse anche le discepole e quant'altro, e c'era con loro anche Tommaso. Ma lui aveva detto, disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, io non credo. Davanti alla Chiesa ha detto: io non credo. Ha fatto la professione di non fede. Allora, fratelli, a cosa siamo chiamati se vogliamo tornare a credere? A credere nella Chiesa, ad amare la Chiesa, come Gesù ha fatto. È tornato anche per quello che non aveva creduto, è tornato anche per il capo che aveva rinnegato, è tornato anche per quelli che si erano addormentati nel Getsemani, è tornato per quelli che si erano scappati di fronte alla croce. E infatti la prima lettura dice, negli Atti degli Apostoli, quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Queste 4 cose, dice Papa Francesco, sono i fondamenti della ecclesialità. Se una associazione, una amicizia tra persone, non si fonda su queste 4 cose, predicazione, ricerca della comunione fraterna, vita eucaristica, cioè la messa, l'adorazione, preghiera, questo ritrovarsi, dice Papa Francesco, è privo di ecclesialità, non è ecclesiale.
Questi sono i pilastri. Allora, fratelli, se non vogliamo smarrire la fede, c'è un modo, che quello che il Signore ti suggerisce nel tuo cuore o nel confessionale non è un privatismo, ti spinge subito verso la Chiesa. E infatti il prete, quando dà l'assoluzione, dice: il Signore, per il mandato che mi dà la Chiesa, io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cioè, la misericordia, il sacramento della misericordia, ti spinge a entrare ancora più in comunione con la Chiesa. E per stare in comunione con la Chiesa, cioè con i tuoi fratelli e le tue sorelle nella fede, bisogna iniziare a pregare insieme, di più. La Madonna è 40 anni che lo ripete: pregate, trovatevi insieme, ascoltare la predicazione degli apostoli, cioè ascoltare il catechismo, spezzare insieme il pane, cioè partecipare dell'Eucaristia, vivere la messa. Vivere vuol dire che tu esci e sei consanguineo con quello con cui hai partecipato della Santa Messa. E nella comunione, cioè nella ricerca continua della comunione fraterna. La carità con la C maiuscola, cioè l'amore di Cristo, Cristo in croce, è colui che ha unito Dio agli altri, agli uomini, e gli uomini tra di loro. Allora la carità era continuare ad uscire da se stesso, da Dio, per andare verso l'ultimo. Questa è la misericordia. Andare verso quello che era più distante, verso la pecorella smarrita, e farla rientrare. Rientrare dove? Nella comunione della Chiesa. Allora, fratelli, chiediamo questa grazia oggi. Facciamo memoria della, sicuramente venendo qui, di un'esperienza personale. Anche Tommaso diceva: no, io voglio avere la mia esperienza personale, deve essere il mio Signore e mio Dio. Io devo essere convinto che quello che avete visto voi è quello che aveva i chiodi della croce. Io voglio toccare, benissimo, una buona ricerca. Ma quando l'hai trovato, Cristo ti vuole rimettere in comunione con la sua opera, con l'unica sua opera, che è entrare nell'organismo della Chiesa. Non solo nell'organizzazione, ma nell'organismo. Cioè essere un corpo solo, io e te siamo una cosa sola, perché già Cristo è morto per me e per te. Non è una questione di savoir-faire, di carattere. Neanche i peccati, se li confessiamo, possono diventare poi divisione tra di noi, perché Cristo ha già vinto. Ecco, allora, fratelli, continuiamo nella Santa Messa, chiediamo il dono della fede, anche quando è provata. Pensate, oggi c'è stato questo funerale a Roma di questa ragazzetta buttata in un sacco e poi abbandonata a Prima Valle. Pensate la devastazione. Come si può sentire un genitore, un fratello, un amico, anche un prete a dire il funerale di una persona così? Ecco, la fede viene provata, la fede viene provata. Ci sono delle svolte nella nostra vita che noi non ci aspettiamo e che mettono in ginocchio a volte la nostra esistenza. Quindi chiediamo la fede, chiediamo la forza della fede quando l'umanità è provata, e chiediamo anche di non scandalizzarci più del fratello e della sorella, cioè di vincere con una carità maggiore, con un bene maggiore, anche il male nostro e degli altri. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.